Era un giorno normale come tanti altri. Il sole si levò e la luna fece spazio all'alba. Tutto prendeva forma a nuova vita nella valle dell'Otranto. Uomini e donne, vecchi e bambini, abbandonati subito i loro sogni notturni, abbracciano il quotidiano. Animi sereni e cuori tranquilli sono i loro compagni di viaggio. La terra, la fatica, il timore di una cattiva annata, la gioia di un buon raccolto, sono gli ingredienti di questo viaggio. È l'immagine di un giorno qualunque, nella città di Cerignola, grandiosa, su di una collina, nel centro della Dalmine. Il silenzio regna nelle prime ore del mattino, ma nell'aria c'è fermento. Sembra essere un giorno identico a quello vissuto ieri, ma l'apparenza inganna. Nessuno sa, nessuno conosce, nessuno osa, ma in loro nasce furore. L'aria profuma di festa, di gioia, di letizia. E poi, finalmente, una notizia. Thank you.
Il raccolto è andato a buon fine. La stagione è stata redditizia, di frutti generosa. Bisogna ringraziare la terra per i suoi doni. Danze, canti, giochi e fuochi si aprono nella piazza della città, si fanno largo tra la folla. Le vie sono colme di gente e di colore, si respira gioia e buon umore, è una festa allegra. Una danza in onore del cielo, del sole e delle stelle, per benedire la fertilità della terra, di madre terra, e godere i frutti delle loro fatiche. Un popolo dedito al lavoro, con dolcezza, gioia, fantasia, stupore e con un pizzico di malinconia, ora eleva il proprio cuore al cielo. Anche le campane suonano a festa. Tutti festeggiano, ma nella vicina boscaglia alcuni uomini vi restano. A loro la festa del raccolto poco importa. Hanno altri pensieri, altre idee per la mente. Sono sempre in ricerca. Di cosa? Nessuno lo sa. Sulle sponde del fiume che scorre silenzioso, nella vicina boscaglia, accompagnati dallo scroscio dell'acqua, dal calpestio delle foglie secche, dal cinguettio degli uccelli, quel gruppo di briganti sempre in ricerca qualcosa sembra aver trovato. Pare un tavolaccio ottimo per battere il lardo. Ma guarda che tavolaccio! Hai ragione, è enorme! Lo venderò a buon prezzo! Lo venderai? Forse volevi dire lo venderemo. No, l'ho trovato io prima di te e lo porterò via con me. E farò buon uso, stanne certo.
E poi, forse hai dimenticato, sono io il capo della banda. Capo, non puoi farlo. L'abbiamo trovato insieme e ne faremo buon uso. Inizia così un litigio tra i due malfattori che si contendevano il tavolaccio. Ma uno dei due, ormai stanco... Ma sì, portalo pure via e non seccarmi. Anzi, sai cosa ti dico? Che te lo cedo io proprio per legno marcio. Guardalo bene. Logorante del verdetto, il malfattore trionfatore portò via il tavolaccio. L'indomani, nella sua bottega, con un colpo d'ascia, anziché il lardo, colpì il legno nel suo profondo. L'ascia si conficcò nella tavola, dalla quale sgorgò sangue, tanto sangue. Così, mentre tutto scorreva nella quiete gioiosa, una voce da lontano irrompe maestosa il fare quotidiano. Un gran silenzio domina e tutto si placa. Un tavolaccio, sì, un tavolaccio sanguinante! E il malfattore impaurito corre dai suoi compagni e porta l'annuncio. Ma che dici? Sì, sì, guardate! Tutti i compagni osservano attentamente e addirittura non vedono solo del sangue. Sotto l'untune notano un'immagine. Era raffigurata l'immagine della Vergine Maria con il grembo Gesù bambino, entrambi con il volto sfregiato per l'offesa ricevuta. Oh, ma qui c'è un miracolo! Sì, un miracolo! Thank you.
notizia fa eco, si propaga silenziosa ma imponente, arrivando dritta ai cuori della gente. Tutti accorrono intorno al tavolaccio, in particolare le donne del paese. Dal tavolaccio, da una tavola ceduta come pezzo di legno marcio, un miracolo. Si ode una voce sottile ma profonda, dal popolo in coro. Deo gratias, Deo gratias. Amen. Tutto ora è rivolto verso l'alto. I loro sguardi, le loro braccia, il loro cuore, quasi a voler chiedere spiegazioni a chi dall'alto guarda e protegge. Sembrano aver abbandonato ogni pensiero. L'unico intento che li guida è il voler proteggere l'accaduto, conservarlo e custodirlo da ogni male. Thank you.
Un annuncio che ha portato in città sgomento e clamore nello stesso tempo, ma che conduce subito il popolo in festa. Petali di rose, voli di colombe bianche e canti accompagnano il popolo per annunciare che i miracoli sono sull'uscio di casa. Basta saperli accogliere come fiori sbocciati in un deserto di sabbia. Sono fatti di amore, chiarezza e speranza in segno di pace. Abbiate fede e spalancate il vostro cuore. L'amore fa miracoli. Qui è compiuta la leggenda del quadro della Madonna di Ripalta col suo miracolo avvenuto. Per la sua autenticità, per la sua sincerità, e mi commuove. Più lo guardo e più mi commuove questo spettacolo. Presentiamo anche questa sera i vostri nomi rapidamente. Alessia, Arianna, Anna Rita, Martina, Teresa, Giorgia, Alessia, Beatrice, Michele, Alessio, Serena, Cristina, Tachela, Claudia, Sabrina, siete emozionati anche voi, vero Ludovica? È una cosa che prende proprio questo spettacolo, vero? Sì. Invitiamo soltanto l'ideatore, io direi, userei proprio un, concedetemi un vocabolo un po' più complicato, il demiurgo di questa cosa, il maestro Valenzano, Ernesto Valenzano. Buonasera maestro, stavo giusto appunto dicendo che è uno spettacolo che più lo guardo e più mi emoziona, soprattutto perché mi piace andare a teatro e guardare qualcosa in cui non riesco a trovare un difetto. E beh, stasera avete raggiunto la perfezione, sono fiero di voi.
Ragazzi, tanto lavoro va premiato. E poi, come diceva, sai, Martin Luther King, I have a dream, che in inglese vuol dire ho un sogno. Io ho il sogno, e in questo spero che i cerignolani ci aiutino, che questo spettacolo sia visto da tutta la cittadinanza. Perché è bello far venire artisti da fuori, pagarli anche bene, quindi invece si fanno sacrifici, no? Pagare il giusto. Però è bello portare i nostri artisti, no? Io vorrei che questo spettacolo venisse visto da tutta la cittadinanza, e quindi penso che attraverso le parrocchie, attraverso sicuramente anche la cattedrale, riusciremo a portarlo alla sua giusta attenzione. Che dici, Ernesto? Lo spero. Lo speriamo. Intanto mi pare che la data del 9 settembre sia confermata, no? Non lo so. Speriamo, dai, incrociamo le dita e speriamo veramente, perché le musiche sono bellissime, le musiche di Francesco Chiappinelli. Facciamogli un applauso, perché lui è veramente un compositore di colonne sonore, io lo dico sempre. Lo ringrazio perché mi coinvolse in questo progetto qualche tempo fa. Registra una voce, non sapevo neanche come sarebbe stata utilizzata, e guardando lo spettacolo devo dire che meritate veramente un grande applauso ancora una volta, con la speranza che tutto il pubblico di Cerignola lo possa vedere, perché è uno spettacolo che merita. Detto questo, così per non farla lunga, ieri sera tu parlavi di questo, diciamo, di questo scopo, tra virgolette, di beneficenza, e quindi chi vuole può donare qualcosa per sostenere i talenti cerignolani, è giusto? Sì, perché molto spesso si aiutano persone molto più lontane e non si guardano le persone che abbiamo vicino in realtà. Ecco perché ho voluto creare questi vari spettacoli che possono sovvenzionare i vari sogni di ragazzi che lentamente, diciamo, hanno un percorso molto lungo loro, e non è facile seguirli nelle spese. Io attualmente sono via da Cerignola in solo 3 anni di attività, 8 persone, 7, l'anno prossimo parte il nostro angelo, parte l'anno prossimo. Dove vai l'anno prossimo? Dove vai? Al Teatro San Carlo di Napoli. Però, cominciamo bene, su quante persone sono state scelte tu? 100 e più. Ma e allora, ragazzi? Ma è merita, E allora, un altro angelo prende il volo, e tu ieri sera dicevi, ognuno deve fare la sua piccola parte, perché anche una gocciolina d'acqua può aiutare. Sai che c'è una leggenda africana, no? Si racconta che un leone guarda un colibrì, sai, quell'uccellino piccolino, una goccia d'acqua nel becco, dice, ma dove vai questa goccia d'acqua? Dice, sto andando a spegnere un incendio in una foresta. E io dice, ma sì, ma con una goccia d'acqua vorresti spegnere un incendio? Dice, tu, ma immagina se ci fossero 2 milioni di colibrì con una goccia d'acqua e riuscirebbero a spegnerlo. A volte, insomma, serve più il colibrì che un leone, che non fa nulla, va bene, era una battuta, ma per dire che se ognuno fa la sua parte, i risultati si possono raggiungere, è giusto? Spero soprattutto che sia piaciuto lo spettacolo e se ne parli in giro. Dico per anche, ragazzi, fatevi vedere in luce, perché lo spettacolo è grazie a voi che esiste. Da promettere che i ragazzi hanno fatto in 2 giorni 6 repliche, oltre tutte le prove, siamo da stamattina alle 8 qui, circa 8:15. È stata dura, e non vi ho mai detto che la vita di danzatore è una strada semplice, è tutta una salita. E alcuni genitori stanno capendo ora che i figli stanno fuori, quanto sia dura rimanere fuori, lontano dai propri affetti. Ma la vita d'artista è questa. È una vita un po' di solitudine, però che comunque portiamo sempre nel cuore le persone che ci amano. Ecco perché bisogna far capire a chi abbiamo accanto quanto crediamo nel nostro sogno. Ma in primis siamo noi stessi. Che in qualche modo dobbiamo credere nel proprio sogno. Se non ci crediamo noi, chi ci guarda non capirà mai. Nessun genitore vorrebbe un figlio danzatore, nemmeno io, perché so quanto è dura la vita dell'artista in generale, e come lo vediamo, molto spesso a volte si dice dividi e impera. Tutti tentano sempre di dividere le persone, perché sono più facili da controllare. Voi non permettete mai a nessuno di dividerli, perché non è un luogo di una scuola di danza o quello che fate che deve dividere 2 amici che da una vita si conoscono.
Le scuole sono solo dei contenitori che devono saper lanciare dei talenti e non rinchiuderli, come molto spesso si succede. E niente che dirvi, avete qualcosa da dire? A noi si dice a Bari, mazza panella, fare figlie belle. Allora, dovete tenere presente che più vi sto addosso è perché più vi voglio bene. Credo che non si possa aggiungere altro. Quali sono, ecco, ringraziamo appunto. L'ideatore che ha creduto in me, pur non conoscendomi, Franco Conte, gli facciamo un applauso. C'è? Ah, vieni Franco. Franco, nel 2013 è ideato questo spettacolo. Certo, certo, dobbiamo dare il merito a lui che è stato il promotore principale, tra l'altro lui giornalista, sai che io lo conosco da quando ero ragazzino, lui è stato il fondatore e il primo direttore del giornale radio di questa città, Franco Conte, sì, poi anche autore di libri, storico, e noi lo dobbiamo ringraziare in modo particolare, sì, eccolo qui, lo dobbiamo ringraziare per, certo, per la consulenza e costumi. Buonasera Franco. Ma lo dobbiamo soprattutto ringraziare perché anche lui, come diceva prima Ernesto, lui è di Cerignola, tra l'altro, e lui ci sta regalando, insieme ad altri collaboratori, un sogno culturale enorme, perché sei parte attiva del polo museale, se non sbaglio, giusto? E lì c'è tutto un discorso che sta decollando alla grande, c'è addirittura, pensate, a Cerignola, per chi non lo sa, lo diciamo, c'è una mostra di pittura in corso, i grandi maestri del Novecento, cioè immaginate, uno per andare a vedere Modigliani, Cézanne, deve andare a Parigi, deve andare in Germania, a Londra, ce li abbiamo a Cerignola fino alla fine di maggio, grazie anche a Franco Conte, grazie Franco. Non mi aspettavo questa sera di essere chiamato sul palco. E come diceva il maestro Ernesto Valenzano e l'amico Roberto che ha anticipato, abbiamo condiviso i primi anni degli anni 70 e 80 delle radio libere della prima televisione privata a Cerignola, la TRC. Ebbene, poi nel 2010-2011 io ho voluto rappresentare qui la rievocazione storica del ritrovamento della leggenda, del ritrovamento del quadro della Madonna di Ripalda, perché dobbiamo sottolineare che di leggenda si tratta e non di storia. Va bene. E invece di riprendere, allora ero un amministratore, e invece di riprendere quella che era la battaglia di Cerignola, perché molti ci accusavano sempre che non si devono rievocare le battaglie, anche perché era un'oppressione, un'occupazione delle nostre terre, allora ho pensato bene, per evitare le solite polemiche, di spostare il cortile storico sul ritrovamento del quadro della Madonna di Ripalda. E per 5 anni consecutivi abbiamo organizzato questo corteo e le immagini, le foto, i ricordi, la memoria di quegli anni sono in tutti voi, quando Piazza Duomo era strapiena di tanti, tanti cittadini che attoniti assistevano a queste manifestazioni. E poi parlava Roberto del polo museale civico che abbiamo inaugurato nell'ottobre del 2014, il museo del Piano delle Fosse, un museo multimediale che forse non molti di voi hanno visto. Vengono dall'estero, sono venuti anche la settimana scorsa dall'Austria a vederlo, dalle altre parti della città, però molti di Cerignola non sanno neanche dell'esistenza del polo museale. Adesso ci stiamo attrezzando anche per una cartellonistica pubblicitaria del polo museale. Però succede questo, che i cerignolani che stanno sul posto non conoscono quelle che sono le realtà cittadine, invece vanno in altre realtà per vedere altri musei. Fino al 28 c'è questa mostra, voi immaginate che ci sono quadri di Modigliani, di Luttuso, di De Chirico, che valgono centinaia, migliaia di euro, insomma. E c'è questa mostra, e purtroppo non è che viene gente da fuori, ma non gente di Cerignola, che non sanno neanche dell'esistenza di questo. Io ringrazio ancora una volta il maestro Ernesto Valenzano, ringrazio anche l'amica Milena Mastrangelo, Roberto Russo, e speriamo che nei prossimi anni possiamo ritornare a farvi vivere questo spettacolo, non chiuso in un teatro, ma in una piazza, quale Piazza Duomo.